Perché il quartiere San Paolo? Il quartiere San Paolo nasce oltre 50 anni fa in una zona estremamente periferica di Bari, volutamente lontano dal centro cittadino, e nasce in maniera, diciamo, abbastanza scriteriata, con grandi assi viari urbani che separano i palazzi l'uno dall'altro, rendono distanti le persone l'una dall'altro, completamente privo di servizi, quindi costringe poi gli abitanti del quartiere a dover effettuare vere e proprie migrazioni giornaliere verso il centro città per lavorare, ma soprattutto anche per fare acquisti e per accedere a tutti i servizi di cui il quartiere è privo. Nasce quindi come un vero e proprio quartiere di periferia, quasi volutamente emarginato, dove far trasferire gran parte della popolazione del centro storico di Bari, di Bari Vecchia, che viveva in condizioni effettivamente complicate, poiché molte abitazioni erano prive di bagni, di fogne, eccetera, eccetera. Per cui, diciamo, gran parte della popolazione viene trasferita qui al quartiere San Paolo. Questa è un po', diciamo, la storia del quartiere, che arriva quasi fino ai nostri giorni, poiché gli interventi, anche dal punto di vista urbano, sono effettivamente limitati. Non ci sono rigenerazioni urbane, c'è una prima offerta di servizi all'interno del quartiere con la presenza di scuole, parrocchie, eccetera, addirittura un ospedale quasi di eccellenza aperto recentemente. Quindi la popolazione è costretta ogni giorno a recarsi in centro. Finalmente iniziano gli interventi da parte anche della pubblica amministrazione locale, l'apertura della nuova metro che collega in 15 minuti il centro di Bari al quartiere, per cui il quartiere inizia ad acquistare una sorta di vitalità. Messi da parte gli anni bui della criminalità, degli omicidi, delle guerre fra bande, il quartiere inizia a respirare anche con un nuovo flusso, diciamo, migratorio, che porta nuove classi sociali, in un certo senso, a migrare dal centro città verso il quartiere. Questa è un po', diciamo, l'analisi storica per spiegare anche perché nasce San Paolo Social Network. San Paolo Social Network vuole, in un certo senso, in maniera figurata ma anche fisica, colmare quei vuoti che sono presenti ancora oggi all'interno del quartiere, quegli enormi vuoti urbani che tengono le persone separate, che non permettono alle persone di incontrarsi, salvo quelle poche oasi, come dicevo prima, la parrocchia, qualche campo di calcio per i bambini, ma davvero sono pochi luoghi, addirittura non esiste una vera e propria piazza in questo quartiere. San Paolo Social Network nasce dall'idea, con l'idea di voler mettere insieme le persone, in senso fisico innanzitutto e anche in senso, diciamo, da un punto di vista virtuale, tramite un network presente online, tramite una comunicazione sociale forte, un sito web, i social network, eccetera, eccetera. Un gruppo promotore formato da 5 soggetti con capofila la cooperativa sociale Sedra partecipa ad un bando di Fondazione Con il Sud, una fondazione di Roma, nel 2009, e vince questo bando con un'idea, appunto, di intervento sul quartiere San Paolo. Un sistema complesso di azioni, oltre 50, tutte rivolte alla popolazione del quartiere San Paolo. Questo sistema complesso di azioni, che sono, come dicevo, oltre 50, si suddivide in 3 assi di intervento. Il primo è definito ascolto, aiuto e aggregazione, che prevede una serie di interventi di welfare, chiamiamolo tradizionale, come gli sportelli di ascolto, di counseling psicologico, di mutuo aiuto, di mediazione familiare, di segretariato sociale. Attività anche di animazione territoriale, quindi di aggregazione, come l'educativa di strada, il ludobus cantiere all'interno delle scuole, le unità di strada che girano e animano il territorio. E questo è appunto il primo asse di intervento, che comprende anche un esperimento, diciamo, ben riuscito e che si sta anche replicando in maniera naturale e spontanea all'interno del quartiere, che è quello dell'orto sociale. Questo è il primo asse di intervento. Il secondo invece è tutto legato alla formazione, inteso come sostegno agli studenti nei compiti a casa, per esempio, in particolar modo ai ragazzi delle scuole elementari e delle scuole medie del quartiere, ma sostegno anche alla formazione professionale per i disoccupati, per gli inoccupati. Poi un terzo asse, quello più variegato in un certo senso, che presenta attività sportive come il calcio, il basket, il ciclismo, ma anche attività di comunicazione sociale, di comunicazione e di educazione alla legalità. Noi abbiamo appunto l'esempio di Creativa, il nostro splendido esempio,
che ha, riesce ad aggregare ragazzi di quasi tutte le scuole partner e anche di altre scuole, riesce ad animarli, a renderli piccoli giornalisti, ma soprattutto a tenere la barra ferma sulla legalità. Oltre a queste attività poi ne abbiamo altre come il concorso Corti sulla legalità, come dicevo le attività sportive, la comunicazione sociale e diciamo e i laboratori di cinema, di teatro, di arti grafiche rivolti ai ragazzi delle scuole medie del quartiere, quindi diciamo un asse molto variegato. La forza del nostro network è quella di essere sempre in continuo movimento, rafforzando le reti interne e alimentando e creandone di nuove anche all'esterno. Per questo abbiamo realizzato molte attività addirittura non previste dal progetto, sia con le scuole, le 5 scuole partner, sia con altri soggetti presenti nel quartiere. Ciao, siamo dell'associazione Creativa che con i suoi media civici opera qui nella realtà del quartiere San Paolo. Qui siamo in diretta dal lab del San Paolo Social Network, che è un po' il simbolo di quelli che sono gli obiettivi di sviluppo per questo quartiere, e cioè quello di far confluire tante attività nello stesso luogo per creare aggregazione, e anche attraverso il nostro lavoro di Radio Creativa e dell'associazione Creativa in particolare utilizzare la comunicazione per creare identità. Quindi il nostro primo obiettivo è quello di guardare dentro, guardiamo dentro il quartiere San Paolo e attraverso la comunicazione cerchiamo di recepire i bisogni attraverso i racconti fatti dai ragazzi, dai bambini e dagli adulti che quotidianamente con il nostro lavoro incontriamo. Il secondo obiettivo è quello di guardarsi attorno. Sì, guardarsi attorno significa guardare anche all'immagine che c'è intorno a Bari, nella città ma anche fuori, circa il quartiere. Un'immagine spesso distorta, bistrattata dai media tradizionali che ne danno voce solo in determinate tristi occasioni. Noi con i nostri media civici vogliamo rilanciare l'immagine del quartiere San Paolo in maniera capillare per insomma far capire una volta per tutte a chiunque, sia a Bari che in Puglia che anche fuori, che il quartiere San Paolo offre e ha voglia di rinnovamento e di scambi culturali e sociali proficui. Quindi il quartiere San Paolo come opportunità. E in più, attraverso appunto i workshop di Fondazione Aref, abbiamo avuto modo di dare forma e capire in che direzione vogliamo andare per guardare oltre. Vogliamo utilizzare il network nazionale, quindi delle forme di comunicazione innovative, per consentire al quartiere San Paolo di integrarsi con altre realtà, in modo tale da ritrovare nuovi modi di raccontare, ma soprattutto di integrare il quartiere San Paolo. Bene, noi a questo punto salutiamo chi vede questo video, auguriamo un buon lavoro anche a queste associazioni che lo vedranno e invitiamo tutti loro a, insomma, a tenerci in contatto e ad avviare delle collaborazioni proficue, insomma, per tutti. Buon lavoro, ciao! La collaborazione con Fondazione Aref e con Crescere al Sud è una collaborazione che non parte oggi, ma già da qualche mese. Noi abbiamo ospitato un incontro di Crescere al Sud qui nel nostro hub di San Paolo Social Network, a cui abbiamo partecipato con grande entusiasmo. Come dicevo prima, è importante per noi allargare i nostri orizzonti e la nostra partnership e le nostre collaborazioni. Siamo felici di ospitarvi per questo momento di formazione molto importante, in particolar modo per i ragazzi dell'Associazione Creativa, e ci auguriamo di continuare questa collaborazione anche in futuro. San Paolo Social Network! Benvenuti a Radio Creativa! La radio di noi bambini! Radio Creativa! La radio più bella che c'è! In aula c'è Radio Creativa!